risparmiamo soldi, vedrete che il fattore soldi farà scattare il zero waste in tutti quanti. Non dimenticate questo nuovo video, oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video che ricorderà il zero waste, ma che strano, ma non l'avrei mai detto. Ecco, perfetto, sapete che io ormai non posso più fare un video su un'altra cosa che subito rientra il zero waste in mezzo. No, beh, in realtà c'ho una lista di tanti video che volevo fare, ma questo video lo faccio particolarmente perché... E per il fatto che tanta gente mi ha scritto dicendo che bello tutto ciò che fai, sei un'ispirazione, vorrei farlo anch'io, bla 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 bla, però vivo a casa dei miei, oppure vivo con dei coinquilini e bla 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 bla. Bene, adesso vi dirò una cosa mind blowing, però credetemi che tutte queste cose sono solo una scusa. Vivere con i suoi, vivere con i propri genitori, vivere con i coinquilini, o appunto non avere un posto proprio, non significa che non si può fare almeno qualcosa. Quindi adesso vi dirò un po' come comportarvi in queste situazioni. Allora, ovviamente io non abito più con i miei genitori, e quando abitavo con i miei genitori non ero zero waste, quindi non ci pensavo tanto, ci pensavo ad alcune cose, ma non a tutte le cose. Quindi giustamente io adesso vivo da sola, è vero che organizzo io il mio tempo, organizzo io quello che mangio, organizzo io le pulizie, organizzo io le spese, organizzo tutto. Quindi diciamo che giustamente quando vivi da sola è molto più facile, però se vivete con dei coinquilini o se vivete con i vostri genitori, si possono comunque fare delle cose. Per esempio... prima cosa, ovviamente, è la cosa fondamentale, ovvero riciclare. Quindi, se per caso i vostri genitori non sono bravi a riciclare, cioè, per esempio mio padre era pessimo a riciclare le cose, lui metteva tutto dappertutto, quindi diciamo che ogni volta che io dovevo portare fuori la carta, dovevo fuori portare il vetro o la spazzatura, dovevo sempre controllare perché mio padre non era capace. Quindi diciamo che partiamo da questa cosa, cercare di aiutare, di magari anche di informare i vostri genitori su alcuni aspetti della vostra vita che vorreste cambiare. Non, i vostri genitori vi ascolteranno, non è che diranno no vabbè, non mi metto a fare sta cosa, non ho tempo. Potete anche voi stessi fare questa cosa da soli, quindi magari riciclare, oppure andare anche a fare la spesa con i genitori, o dare delle idee del tipo andiamo al mercato piuttosto che al supermercato, andiamo, che ne so, dal panettiere piuttosto che andare al supermercato e comprare il pane che è già impacchettato in plastica. Insomma, tutte queste cose qua si possono fare tranquillamente anche se si abita con i propri genitori. Quindi puoi portarti tu le tue cose, poi oltretutto compri anche cose locali, compri delle cose più buone. Infatti mia madre ci andava sempre con i suoi sacchettini, ci va tuttora al mercato a comprare tipo la carne, a comprare la frutta, la verdura, qualsiasi cosa di quale tu hai bisogno. Giustamente io qua per esempio c'ho i negozi zero waste dove posso andare a comprare sfuse e tante cose, tra cui farina, sale, zucchero, olio, salsa di soia addirittura, l'hanno messa sfusa, burro di noccioline, insomma. Ma tutte queste cose qua, tante cose le faccio io. Per esempio io faccio il mio latte, perché io sono, non mangio carne e non mangio prodotti lattici, si dice prodotti lattici, sì. Non mi definisco vegana perché mangio ancora le uova, quindi non mi definisco vegana, però non mangio appunto carne o latticini, ecco, latticini, sì. Quindi diciamo che io il latte lo faccio da sola. E lo yogurt, per esempio, a me piace lo yogurt perché è uno spuntino molto buono se ci metti dentro frutta, se ci metti dentro dei cereali, se ci metti dentro qualsiasi cosa. Io lo yogurt compro lo yogurt di cocco, che purtroppo viene in una cosa di plastica e purtroppo costa un fottio di soldi. Però, allo stesso tempo, anche gli yogurt normali vengono una cosa di plastica, quindi li compravo anche prima. Diciamo che siccome ho eliminato abbastanza cose dalla mia alimentazione, devo pur sempre riavere certi benefici. Bene, tutto ciò per dire che si può stare attenti su certe cose, ma non su tutte le cose, però i mercati sono decisamente la parte migliore. Ovviamente se andate al supermercato e non avete un mercato vicino, oppure i vostri genitori, i vostri coinquilini non hanno la minima intenzione di andare al mercato e farsi i giri sprecando il loro tempo quando c'è il supermercato sotto casa, cercate di essere il più possibile zero waste al supermercato. Io ho fatto un video al riguardo e vi lascerò il mio video qua sopra dove davo un po' di consigli su come cercare di diminuire la plastica ai supermercati. Un consiglio che vi posso dare, che dicevo anche in quel video, è comprare cose più giganti che si può, quindi se avete tipo, se dovete comprare lo zucchero, solitamente so che lo zucchero viene in carta, in un
pacchetto di carta, almeno qua è così, invece di comprare quello da 200 grammi prendete quello da 3 kg, tipo anche se vivete come dei coinquilini, cercate di comprare delle cose insieme invece che ognuno ciascuno, per esempio il sale, lo zucchero, il caffè, queste cose qua, magari se le comprate insieme si spreca anche meno nella casa. Con i vostri genitori giustamente si compra quello per la famiglia, quindi dipende un po' quanti siete, però più cose più grandi si comprano e più vi dureranno, meno spreco si farà. Quindi anche questo è un consiglio che si può dare. Un altro consiglio è che ovviamente potete educare, diciamo, la gente con cui vivete o i vostri genitori su certi fattori ambientali, per esempio, invece di andare in giro con comprarvi la bottiglietta di plastica, regalate ai vostri amici e ai vostri coinquilini una bottiglietta di riutilizzabile, oppure dateglielo come consiglio. Insomma, si possono dare questi consigli senza sembrare veramente degli fissati, degli sbruffoni, nel senso, se io lo dico a qualcuno non è per essere cattiva o di essere tipo io sono meglio di te perché ho la mia bottiglietta. Quello che io ho fatto è stato regalare a mia madre la bottiglia riutilizzabile, oppure ho regalato la bottiglia riutilizzabile alla mia migliore amica, ma questo non era tipo tieni, usa la bottiglia riutilizzabile e smettila con la plastica, era veramente tipo è comunque uno strumento molto utile, perché con la bottiglia vi durerà sempre, ce l'avete sempre in borsa e se avete sete ci avete sempre l'acqua invece di andare a sprecare soldi, anche un metodo buono per anche risparmiare sull'acqua o quando avete sete, quando morite, eccetera eccetera. Un'altra cosa riguarda le pulizie, ovvero mia madre era una che aveva la tendenza a comprare tante cose chimiche perché pensava più chimico è meglio pulisce. Lei era una fissata delle pulizie, anch'io sono una fissata delle pulizie, però quando ho iniziato il mio percorso Zero Waste ho capito che effettivamente tutte queste cose che noi usiamo per pulire sono tossiche sia per noi stessi sia per l'ambiente. Quindi ciò che per esempio io uso è un semplice miscuglio di aceto e un pochino di baking soda. È un pochino di acqua, quello lo uso, è un disinfettante pazzesco, state tranquilli che l'odore dell'aceto l'aceto evapora subito e l'odore non rimane per molto tempo, però se vi dà fastidio, un'altra cosa che io ho fatto è stato mettere in un barattolo aceto, riempire il barattolo d'aceto e mettere la buccia di arancia, quindi e mettete la buccia di arancia e tenete questa cosa al buio per 2 settimane, dopo semplicemente togliete rimuovete le bucce d'arancia e lasciate solo il liquido, diciamo, dell'aceto che ha preso, diciamo, anche l'odore dell'arancia, ha preso anche tutta la vitamina dell'arancia, la mettete in una bottiglietta, io mi sono comprata una bottiglietta spray in vetro dove metto sempre il mio miscuglietto con l'aceto e io uso solo quello per pulire a casa, non uso nient'altro, infatti io avevo dei detersivi che ho finito e adesso infatti io non compro più detersivi, io faccio solo il mio acetino con un po' di acquetta e al massimo faccio quella cosa all'arancia, però la casa si pulisce da Dio e non serve utilizzare cose mega galattiche per pulire casa perché semplicemente vi intossicate voi più che pulire casa. Per pulire per terra, per esempio, si può semplicemente comprare un sapone di Marsiglia che in Europa lo trovate ovunque, io qua c'ho una difficoltà a trovare il sapone di Marsiglia che non avete idea. Sapone di Marsiglia, grattate un po' di sapone di Marsiglia nell'acqua per lavare per terra e quello farà un po' di schiuma e lavate per terra. Il sapone di Marsiglia è meraviglioso sia per i vestiti, sia per pulire per terra, sia per togliere le macchie dai vestiti, quindi magari se avete un sapone di Marsiglia, ma mi raccomando che sia quello originale, quello che tipo l'olio d'olivo, una cosa simile, prima di mettere i vostri vestiti in lavatrice strusciate un po' il sapone di Marsiglia sopra il vestito e poi buttate in lavatrice ed è a posto. Poi per quanto riguarda per esempio la lavastoviglie, compro le capsulette, ma sono delle capsulette eco bio si chiamano, una cosa del genere, che quindi sono fatte con sostanze che non danneggiano le acque, quindi non fa male alle acque, diciamo, e le compro, è un brand che viene, tipo le capsulette vengono in una scatolina di cartone, quindi alla fine c'è il cartone, non è plastica e le capsulette appunto non fanno male all'ambiente. Invece per quanto riguarda la lavatrice ho trovato una soda
polvere per la lavatrice, insomma, che viene in una scatolina di metallo. Ovviamente vorrei provare a farlo io stesso il detersivo per la lavatrice, però diciamo che sì, diciamo che le alternative ci sono, alternative un po' più eco-friendly ci sono per la casa assolutamente, però se appunto se avete altre idee o se volete altre idee vi posso dare altre informazioni, come per esempio io ho fatto dei video dove parlo di cose che non compro più oppure delle cose che fanno risparmiare soldi, potete andare a vedervi quei video dove sono incluse alcune cose che io non compro più e che mi fanno risparmiare soldi o che do alcuni consigli, potrebbero essere consigli molto utili per voi e anche per chi vive con voi, diciamo. Quindi diciamo che sì, bastano, secondo me basta poco per cercare di fare un po' di più, soprattutto quando si vive con altre persone. Ovviamente quello che io ho imparato è che non si deve imporre alle persone, soprattutto se la vostra famiglia magari è più facile, ma se vivete con altre persone del quale magari non frega niente l'ambiente, non fa niente, cercate magari addolcire la pillola, tipo guardate che se facciamo così risparmiamo soldi, vedrete che il fattore soldi farà scattare il zero waste in tutti quanti. Un'altra cosa zero waste sarebbe anche, soprattutto questa se vivete con dei coinquilini, sarebbe quella di, diciamo, sprecare meno elettricità, quindi magari le lavatrici, magari mettetevi d'accordo, potreste fare le lavatrici insieme, piuttosto che fare tutte delle lavatrici separate. Io non so poi come funziona, io ho vissuto con dei coinquilini qui in Canada e ognuno faceva la propria lavatrice, c'erano dei giorni in cui la lavatrice non si fermava mai perché eravamo in quattro in casa. Quindi questa è uno, comunque da una parte la gente diceva che me frega, cioè non so mica io che pago le bollette perché il proprietario, dall'altra parte comunque sprecare così tanta elettricità non porta niente di buono, quindi sarebbe comunque un'alternativa al fare 50 lavatrici rispetto a farne una o due insieme. Ovviamente è molto più facile per i vestiti, tipo i vestiti neri che fate in acqua fredda, ciao a tutti, rispetto magari se avete delle cose un po' più sensible e quindi dovete magari lavarle in acqua calda o a mano eccetera eccetera, però per le cose che potete semplicemente buttare in lavatrice fatelo. L'ultima cosa poi magari la smetto è avere la caraffa con il filtro. Tanti mi hanno detto io non posso avere la bottiglietta portatile o riutilizzabile perché a casa mia l'acqua fa schifo, quindi mi tocca comprare la bottiglia di plastica. Allora questa è solo una scusa, ve lo dico perché esistono le caraffe con il filtro. Io per esempio ho una caraffa con il filtro che semplicemente metto l'acqua dentro, l'acqua passa tramite il filtro, io poi bevo l'acqua che è stata filtrata e si sente molto la differenza soprattutto, e quella caraffa mi sarà costata tipo $30 forse e la uso da più di un anno, quindi questa sarebbe un'alternativa al comprare le bottiglie di plastica enormi che io, anche i miei genitori compravano le bottiglie di plastica enormi, forse lo stanno facendo tuttora, ma io a loro le avevo comprato il filtro. Quindi quella sarebbe una delle prime forse cose da fare. Per cui io in Canada non ho mai comprato l'acqua in bottiglia perché prima ero poraccia, secondo voi con meno 30 gradi io mi sarei portata dietro a piedi le bottiglie di acqua? No, ma non esiste proprio. Quindi diciamo che in Canada non ho mai comprato le bottiglie grandi di acqua per avere in casa per bere l'acqua, ho sempre bevuto l'acqua del rubinetto e non sono morta. Quindi mi sono comprata questa caraffa l'anno scorso proprio perché sapevo che l'acqua a Montreal sarebbe stata peggio di quella dove vivevo prima, e mi sto trovando davvero bene, quindi vi consiglio assolutamente di comprare una caraffa dell'acqua. La trovate su Amazon, la trovate in negozi di casa, la trovate veramente dappertutto. Quindi quella sarebbe veramente un'alternativa molto migliore rispetto a comprare tipo litri e litri di acqua e sprecare così tanta plastica. Bene ragazzi, questo è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, spero che non sia stato confusionario perché come mio solito io faccio dei video molto confusionari. Se avete domande, se avete anche proposte per la gente che magari cerca alternative a come essere meglio vivendo con i genitori, vivendo con i coinquilini, fatemelo sapere, fatemi sapere se volete video, altri video sull'argomento o video che non c'entrano niente, fatemelo sapere. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!